Ragazzi, ci siamo. Il 3 giugno, lunedì prossimo, esce Instagram Music Go, il primo corso online su Instagram per musicisti. È specifico per la musica. Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto tanti video, abbiamo anche fatto un mini corso gratuito che, se non avete ancora scaricato, scaricatelo. Vi lascio il link in descrizione, avete le prime 10 lezioni gratuite. E poi lunedì 3 giugno ricevete il link per acquistare a prezzo speciale. E chi è iscritto ha già ricevuto la mail, ha scoperto che il corso costerà soltanto 69 euro, il 3, il 4 e il 5 giugno. Dopodiché il 6 giugno salirà a 247 euro, no, salirà a 147 euro. Il suo valore è di 247 euro, è un corso che vale 247 euro, forse anche di più. Ha già al suo interno 40 lezioni ufficiali, ci sono già 10 lezioni aggiuntive pronte, quindi un totale di 50 lezioni che voi riceverete subito appena vi iscriverete. Lunedì si aprono le iscrizioni il 3 giugno e quindi vi consiglio, se avete intenzione di conoscere meglio questo strumento, vedere tutte le opportunità che offre, saper usare le app, sia per creare post che per creare storie coinvolgenti, sia per utilizzare le app di automazione che ti permettono appunto di crescere, tutti i trucchi e i segreti per, diciamo, avere una crescita organica e una crescita sponsorizzata, come si fanno le sponsorizzazioni e tutto quello che puoi ottenere, come creare una community reale intorno alla tua musica e come trasformare poi i tuoi follower in fan che vengono ai tuoi concerti. È un corso incredibile, ragazzi, lo dico sempre, e ci sono già 50 lezioni. Poi c'è il gruppo privato, tutti quelli che entreranno avranno appunto accesso al gruppo privato Facebook, in cui noi, io e Luca, daremo assistenza per sempre e aggiorneremo per sempre questo corso. Luca dice appunto che ci saranno già altre lezioni, arriveranno subito, c'è tanta roba. Vi consiglio di entrare il lunedì 3 giugno, entrate e siete dentro per sempre, ricevete le lezioni e l'assistenza per sempre. Quindi è un corso che vale, come ho detto, 247 euro, forse anche di più. Io comunque tengo sempre i prezzi bassi. Comunque fino al 5 giugno a mezzanotte costa soltanto 69 euro, le iscrizioni si apriranno il 3 giugno, quindi per 3 giorni avete la possibilità di averlo veramente ad un prezzo stracciato, 69 euro. E poi il 6 giugno aumenterà il prezzo, salirà a 147 euro, che sarà comunque un prezzo veramente conveniente, e resterà per qualche giorno a 147 euro. Quindi se l'avete perso a 69, vi consiglio poi di prenderlo a 147, perché poi dopo qualche giorno passerà, diciamo, al suo prezzo originale, 247 euro. Quindi sfruttate le offerte quando, diciamo, c'è il primo lancio dei corsi, perché risparmiate. In più ci saranno delle offerte clamorose, si potrà acquistare Instagram Music Go insieme a tutti gli altri corsi miei, e quindi ci sono delle offerte incredibili. Potete portarvi a casa tutti i miei corsi a veramente un prezzo incredibile. Avete tutte le informazioni se lasciate la vostra email, non siete ancora iscritti, vi registrate al corso gratuito e vi arrivano le email con le lezioni e tutte le informazioni anche delle offerte. Chi è già in lista sa tutte queste cose. A questo punto, che cosa ci rimane da fare? Secondo me è giusto lasciare la parola a chi poi ha fatto questo corso, per la sua stragrande maggioranza, diciamo, per la sua completezza, chi ha fatto il corso davvero, cioè ha fatto le lezioni, ovvero Luca San Martino. Quindi gli ho detto: dai, presentati e fatti conoscere meglio e raccontaci quello che i tuoi risultati con Instagram, in modo da conoscere anche chi terrà le lezioni. Anche se lo avete già visto magari nei miei video, però oggi ci parla di tutti i suoi risultati. E noi quindi io passo la parola a Luca, e noi appunto ci vediamo il 3 giugno per le iscrizioni. Finalmente parte questa avventura e spero che sarete tanti a salire a bordo di Instagram Music Go. Adesso lascio la parola a Luca, vi ricordo di registrarvi se non siete ancora registrati per ricevere il link. Poi il 3 giugno, oltre a tutte le informazioni, poi ricevere il link per avere il corso a prezzo speciale. Adesso lascio la parola al docente Luca San Martino. E allora, ciao Michele, ciao ragazzi, sono Luca San Martino di 0371 Music Press, per chi ancora non mi conoscesse. Sono il docente di Instagram Music Go, appunto questo corso che stiamo lanciando io e Michele,
in collaborazione, corso nato non a caso su Instagram, in direct tra me e Michele. E niente, Michele, ma mi hai chiesto di fare questo video di presentazione. Effettivamente ancora non ci avevamo pensato, abbiamo già fatti altri insieme. Chi sono, chi non sono, cosa faccio, cosa non faccio. Vabbè, innanzitutto sono un musicista anche io, sono dal 2011 più o meno, musicista e cantautore, nel senso non scomodo la parola in confronto a chi lo fa davvero di mestiere, però sì, cantautore, musicista emergente, anche io, o indipendente, che dir si voglia. Da un anno e mezzo, insieme al mio socio Fapo Fapani, che vi saluta ragazzi, abbiamo messo su 0371 Music Press e 0371 Music Studio, tra l'altro seguendo praticamente tutti i corsi di Michele. Come Michele sa, poi è nata questa idea di gestire non solo la parte di promozione degli artisti, ma anche la comunicazione. Infatti gli artisti che seguo, agli artisti che seguo, cerco di mettere in mano gli strumenti e i concetti che poi adesso trasmetteremo, come dire, approfonditamente con Instagram Music Go in particolare, per poter camminare sui social con le proprie gambe e dare un aspetto anche comunicativo, professionale, dei propri progetti, e soprattutto cercare di creare attorno al progetto, attorno alla propria musica, una community. E così, giusto per raccontarvi due cose, l'esempio più lampante che posso farvi, che stiamo seguendo in questo periodo insieme all'etichetta Sparo Parole, è Class, che è questo ragazzo, un rapper di Milano. Sarà il fatto che fa rap, e magari direte, beh, è un genere che tira oggi, sì, assolutamente, però sarà che sono di parte, ma il ragazzo ci sa fare, le sue canzoni valgono, ha un progetto valido, e anche su Instagram per dirvi Instagram, ma anche a livello, poi si traduce tutto a livello di live, di hype, chiamiamolo così, quando escono i pezzi nuovi, di streaming Spotify, visualizzazioni YouTube, eccetera eccetera, di quelli recenti sicuramente quello che sta facendo il percorso più definito, nel senso che è riuscito a creare davvero, sta creando proprio una community intorno a questo suo progetto. Adesso che è uscito con il nuovo EP, praticamente qualsiasi cosa posta su Instagram fa dei numeri assurdi, ma indipendentemente dai like, perché alla fine, come dirò anche nel corso, poi non è il like fondamentalmente che fa la differenza, è il cosiddetto engagement, cioè il rapporto che i fan che ti seguono su Instagram riescono ad avere, cioè hanno con te e con il tuo profilo, e insomma praticamente da solo, perché io non posto agli artisti, non faccio il social media manager degli artisti, ma seguendo il percorso anche insieme all'etichetta, anche insieme appunto a livello di social, le nozioni e quello che gli sto comunicando io, trasmettendo io, sta facendo numeri davvero da circo, ragazzi. Cioè l'ultimo singolo ha fatto più di 11.000 visualizzazioni in tipo 10 giorni, una cosa del genere. Ma indipendentemente dalle visualizzazioni, che a me anche come ufficio stampa interessano poco, i live, sta facendo un sacco di live, dopo ogni live il profilo aumenta, cresce, torno all'argomento Instagram, e ragazzi, si sta creando davvero una community intorno al progetto, posto il fatto che appunto il punto di partenza è sempre la musica, la sua musica, le sue canzoni evidentemente sono valide, se tu impari a comunicarle nella maniera giusta, giusta nel senso che rispecchia di più il tuo essere artista, il tuo progetto, allora appunto si viene a creare questa community intorno ai social, cresce di tipo 400-500 follower al mese, una cosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente nel dettaglio, però sta facendo questi passi da gigante, però dei bei passi in avanti, e la cosa si riflette
su Instagram, su YouTube, sugli ascolti, sulle serate, sulla gente che si interessa al progetto, i commenti che arrivano. Noto che arrivano sempre più commenti positivi. Prima o poi, forse, se andiamo avanti così, inizieranno ad arrivare anche gli haters, perché sapete che poi una certa si cresce, prima o poi entri nel circolo dei fenomeni, no? E quindi questo per raccontarvi l'esempio più lampante che mi è venuto in mente, ma oltre a lui ne seguivamo anche altri che anche loro con il loro progetto vanno di pari passo anche a livello social. Io con Instagram, con la community Instagram, poi anche un po' Facebook e YouTube utilizzavo come canali social, ho fatto un bel progetto, se posso dirlo, appunto questo era il mio singolo uscito nel dicembre 2017, Blu, che era, è in ricordo di una mia amica che purtroppo ci ha lasciato nel 2017, e grazie al fatto che evidentemente standoci dietro, ai tempi non ero ancora un ufficio stampa, seguivo i social dei miei progetti, ho sempre seguito i social dei miei progetti da quando ho iniziato a suonare, gestisco da sempre la pagina Facebook, Instagram, eccetera eccetera, e mi piace, nel tempo mi piaceva andare a vedere magari gli artisti miei di riferimento, le loro pagine, come si muovevano e cercare più o meno di emulare la cosa. E allora poi insieme anche a un sacco di amici che hanno partecipato al progetto avevamo usato appunto i social, in particolare Instagram e YouTube con i video per spingere la cosa, per cercare di farla diventare virale. Ci siamo riusciti nel nostro piccolo e siamo arrivati a vendere più di 700 copie in realtà nei primi 2 mesi, abbiamo raccolto più di 7.000 euro, adesso siamo quasi a 9.000 anche, tutti poi devoluti in beneficenza perché era un progetto benefico. E lì sì, voi potreste dirmi, ok, era un progetto benefico, era molto più facile, assolutamente, sono d'accordo, però vi garantisco che non è poi così semplice come, o scontato soprattutto come sembra, perché appunto si è creata proprio una community forte intorno a Blu. Qualsiasi cosa postavo, post dopo post, aumentava l'engagement, aumentava il profilo, mi cresceva il profilo. I video che mettevo su Instagram, su YouTube, man mano facevano sempre più visualizzazioni. Poi, diciamo, Blu è stato la pietra miliare che mi ha fatto dire: ah, ok, allora evidentemente non sono così amatoriale come pensavo di essere. Quindi da lì poi ho iniziato il percorso che mi ha portato adesso ad avere 0371 Music Press, a fondare, diciamo, 0371 Music Press, a collaborare con Michele Maraglino. Cioè, ragazzi, io ancora prima di fare tutto questo vedevo i video di Michele, seguivo i suoi video, ho seguito anche i suoi corsi e niente, questo insomma per dirvi che poi grazie alla, evidentemente anche grazie alla mia comunicazione, Michele mi ha scritto dicendomi: ma ho visto che fai queste cose, ma che ne dici se collaboriamo? Per cui appunto Instagram in questo momento è il social più forte, lo sarà ancora sicuramente, e sapendosi muovere bene, che tu sia un artista, che tu sia un ufficio stampa, che tu sia un'etichetta, che tu sia un addetto ai lavori del mondo della musica, può portarti a nuovi fan. Parleremo nel corso anche nelle lezioni di aggiornamento, sapete, la teoria del super fan, il cosiddetto super fan. E ci si arriva appunto creando una community. Ricordiamoci però che alla base di tutto c'è la qualità delle canzoni, la qualità dei post che fai, dei video che pubblichi, eccetera eccetera. Per cui questo era un po' per raccontarvi in breve, spero di non essere stato troppo prolisso, quello che faccio ad oggi. Se non mi sbaglio, il link è optininsta.michelemaraglino.com. E appunto c'è già in giro il corso, queste 10 lezioni gratuite che ha preparato Michele in preparazione di Instagram Music Go. E dato che esce la prima settimana di giugno, i primi giorni di giugno, andatevelo a seguire, perché appunto è un bel modo per poi iniziare. E poi se volete seguire anche Instagram Music Go, avete già la base di partenza e andiamo a bomba, anche perché sono inizialmente 40 lezioni,
ma già sono pronte le prime lezioni di aggiornamento e man mano che andiamo avanti, che scopro nuove cose, escono nuove funzioni di Instagram, si aggiorna la piattaforma, eccetera, eccetera, aggiorniamo, 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 arriveranno un sacco di lezioni. Secondo me già entro il 1º gennaio 2020, non dico che arriveremo a 100 lezioni, ma ragazzi, andiamo avanti così, ci sarà un bel lavoro da fare. Vi ho già detto anche troppo, dai, ci vediamo a lezione. Bella!